L'Inferno è un brano che Francesco Silvestre, conosciuto meglio come Checco Demodà, ha scritto apposta per me. Racconta un po', è come se fosse la storia di un nonnino, il nonno di tutta Italia, chiamo io, un nonno che accomuna tanti nonni e tante generazioni che un po' si guarda indietro e vede le difficoltà che hanno vissuto davvero gli anziani dell'epoca, quindi le guerre, la fame, la sofferenza, e che guardando l'Italia di oggi si rende conto che sicuramente ci sono delle grandi problematiche, ma appunto lancia un messaggio forte ai giovani, col quale appunto dice che è vero, siamo un po' disastrati, ma non è l'inferno, tutto può ricominciare, tutto può ripartire. Quindi non è la canzone di un uomo indignato contro il suo paese, assolutamente no, è una canzone di un uomo che ha vissuto veramente la storia dell'Italia, nel bene e nel male, e che nonostante magari l'età e i sacrifici che ha dovuto conseguire nella sua vita, è ancora convinto che ci sono grandi possibilità. Quindi è una canzone di speranza, non è una canzone di protesta, è una canzone che offende l'Italia. Beh, ritornare con un testo di Francesco e comunque ancora avergli accanto, anche se sicuramente mi mancherà il suo sostegno, perché l'anno scorso mi sosteneva tanto, anche perché salire su quel palco con i tacchi altissimi, dato che sono una nana, sarà difficile senza. Spero che mi aiuterà Gianni Morandi, insomma, ad arrivare davanti al microfono. L'anno scorso con loro è stata un'esperienza bellissima, perché sono veramente una band, una famiglia, cioè è stata da subito grande sintonia ed è nata questa amicizia e questa collaborazione artistica che spero continui a perdurare nel tempo. Però come ti ripeto, non mi sentirò sola, perché sarò lì con una sua canzone, con il suo appoggio pieno e profondo. Poi tra l'altro mi dirigerà il maestro Pino Perris, che è il mio maestro storico ad Amici, quindi anche una presenza in più familiare che mi aiuterà ad affrontare al meglio questa grande esperienza. Beh, io ho scelto il Paradiso perché è un ricordo di quando ero bambina, perché quando ero piccola, appunto avevo 9-10 anni, cantavo con la band di mio padre e il Paradiso era il mio pezzo di punta insieme a quelli di Mina. Quindi ricantarlo a 27 anni sull'Ariston è un grande onore. Sia perché ho una grande stima nei confronti di Patti Pravo e ho grande stima nei confronti di Battisti, perché credo che a distanza di anni, anche noi siamo, anch'io sono cresciuta con la chitarra, le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi in spiaggia, se avrò dei figli sicuramente anche i miei figli, credo che tra 40 anni, tra 20 anni canteranno ancora quella canzone in spiaggia, perché quando prendi in mano la chitarra, io me lo ricordo quando ho iniziato a suonicchiare un po', la prima canzone che mio padre mi ha insegnato è proprio questa canzone di Battisti, perché ha degli accordi un po' più semplici ed è una canzone che accomuna un po' tutte le generazioni, quindi è un onore per me reinterpretare questa canzone, è un onore cantare la stessa canzone che ha cantato Patti Pravo, e quindi questo è un grande regalo che secondo me questo Festival di Sanremo sta facendo sia a noi cantanti sia al pubblico, che farà un tuffo nel passato con questa revisione, cioè, insomma, con queste reinterpretazioni dei brani. Il duetto con Alessandra nasce da una scelta di, come ho già detto, di cuore. Perché mi andava di condividere questo palco con una ragazza che come me ha fatto più o meno lo stesso percorso, una ragazza della mia stessa terra, quindi sicuramente ci accomuna il Salento, la terra da cui proveniamo, il fatto che le nostre famiglie si conoscono, quindi mi andava di dar piacere sicuramente all'Italia, ma anche al Salento, alle nostre famiglie. E ho seguito un po' il consiglio di un 15% di persone che voleva vederci insieme in qualcosa di bello, di grande. Quindi io mi sono affidata alla minoranza che ci voleva insieme, perché come tanto lo sanno tutti, la maggioranza non è tanto d'accordo, contenta di questo duetto, e sono duelli tra fan, ma lei ci tiene, io ci tengo, lei, ti dico, quando abbiamo fatto la prima prova insieme ci siamo molto emozionate. Vabbè, Alessandra ha la lacrima facile, ma anch'io, che sembra una donna di pietra, in realtà mi sono molto emozionata. Lei ha la sua vocalità molto riconosciuta, una vocalità che emoziona, siamo comunque diverse e questo fa bene alla canzone, no? Perché il venerdì magari avrà una doppia lettura, sia dal mio punto di vista vocale, che magari differentemente dal suo è un po' più graffiato, lei è un po' più dolce, però sono due voci che insieme stanno bene e creano comunque danno un bel colore alla canzone, quindi sicuramente a livello vocale sarà ma anche a livello sicuramente emozionale sarà un bel duetto.